La cucina quotidiana, buongiorno. Oggi volevo fare una zuppetta thailandese, la zuppa tom yam. Zuppa agropiccante, molto agra, molto piccante, ma veramente buona, corroborante, apre, fa circolare il sangue, fa respirare, buonissima. Ingredienti: funghi, code di gambero, in questo caso mastancolle, una bustina di pasta tom yam, delle spezie, ci abbiamo galanga, che sarebbe lo zenzero thailandese, delle foglie di lime, anzi di kombava, così si chiama esattamente la pianta, peperoncino e della citronella, che sarebbe il lemongrass, latte di cocco e un tegame per cuocere il riso, e naturalmente il riso. Comincio a mettere sul riso basmati. Lo sciacquo, il doppio dell'acqua, portiamo a bollore, giriamo, chiudiamo e poi non giriamo più. Zuppa Tom Yam, 400 di acqua, metto 200 di latte di cocco, quasi mezzo barattolo, così. Più latte di cocco si mette e più densa viene. Poi aggiungiamo le spezie, lo zenzero, le foglie di lime e peperoncino. Il lemongrass, la citronella, la metto in un contenitore da tè, perché sennò poi la trovo dappertutto. Giù anche il filtro del tè con la citronella. E adesso spremiamo questa bustina di pasta. Qui dentro c'è un sacco di cose, c'è il peperoncino, c'è lo zenzero, c'è il lime, c'è la salsa di soia e altre cosette. Profumatissima. Basmati è andato a bollore. Lo giriamo, poi chiudiamo con un coperchio, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere. Basmati è ormai cotto, assorbito tutta l'acqua perfettamente. Spengo e lascio asciugare. Qua la nostra zuppa ha cominciato a bollire. È ora di mettere i funghi e i gamberi. Eccoci qua, giù i gamberi ed i funghi. Funghi sono tanti, ma ormai l'ho tagliata. E li mettiamo. E lasciamo bollire una decina di minuti, il tempo che si cuociono i funghi e i gamberi. E poi andremo in tavola. Zuppa ormai pronta, cominciamo a togliere le cose che non mangiamo. La citronella, peperoncino, lo zenzero o kombawa, 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 non mi ricordo. No, quelle sono le foglie. Ok, le foglie non le trovo. Bene, possiamo andare in tavola. Zuppa Tom Yam. Buon appetito.